Presidente Annesi, la stagione nazionale dell'Orientiering parte nel migliore dei modi, 800 concorrenti qui a Comacchio, un sole fantastico che chiedere di più. Un successone per gli organizzatori e anche per la FISO, eh, credo che sia l'inizio di una buona stagione, mi auguro all'insegna non solo del bel tempo ma anche dei grandi risultati. Ovviamente la FISO eh, sta seguendo con estrema attenzione e ringrazia gli organizzatori per quanto stanno facendo in questo momento ma anche tutti quelli che si stanno preparando per ottenere delle, delle ottime prestazioni nel corso della stagione stagione che vede ancora un appuntamento internazionale per la corsa. Non solo un appuntamento internazionale, ma eh, avremo anche delle occasioni di incontro veramente importanti. Anzi, ne approfitto per informare tutti che l'11 di maggio, sabato, avremo un'assemblea informativa nei confronti di presidenti di comitato, delegati e presidenti di società a Milano per informare su quelle iniziative che sta portando avanti eh, la Fiso. Possiamo anticipare qualcosa, presidente? Ma eh, anticipare, sapete tutti che stiamo parlando di eh, possibilità di un'eventuale aggregazione con altra DSA per diventare sempre più forti e abbiamo bisogno di diventare forti per poter competere eh, e rapportarci con tutte le altre federazioni nazionali. Credo sia giunto il momento di informare tutti i nostri atleti e tutte le persone tesserate su quello che stiamo facendo per valutare gli aspetti positivi e gli aspetti negativi che questa eventuale fusione potrebbe creare. Allora buon lavoro alla FISO e a lei Presidente Annesi. Ma io mi auguro di riuscire a portare eh, davanti a tutti una illustrazione di quelle che sono le aspettative della FISO e quelle che, sono, che possono essere, mi auguro, anche delle future indicazioni da parte di tutti i presidenti in società per poter verificare se questo percorso si addice alla FISO oppure no.